erano i tempi di Giovanni, il battezzatore. 55 minuti in cui raccontare con cuore e passione, senza sconti, la figura di San Giovanni Battista, mescolando i generi. Il film, infatti, unisce la fiction. Nei panni di San Giovanni Battista c'è l'attore Francesco Castiglione, conosciuto per la serie di Don Matteo, ma si avvale anche dell'animazione e poi di alcuni contributi eccellenti. La figura del Battista viene descritta e spiegata dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ma anche e soprattutto dalla sapiente lettura del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Questa danza è diventata poi, nell'interno della storia della musica e dell'arte, uno dei luoghi classici. Il precursore, diretto dal regista Omar Pesenti, ripercorre la vita del Battista dal concepimento alla predicazione nel deserto, sino alla prigione e alla famosa danza dei sette veli che porterà alla sua decapitazione. Una scommessa importante che ha richiesto 7 mesi di preparazione, 17 attori impegnati sul set, ma soprattutto l'incontro e l'impegno della Segreteria per la Comunicazione, come hanno illustrato oggi il prefetto Paolo Ruffini e l'assessore Monsignor Dario Viganò, in collaborazione con Officina della Comunicazione e con la Fondazione Giovanni XXIII. L'idea, se l'esperimento avrà successo, potrebbe essere quella di una nuova serialità, dedicata non più, per così dire, ai primi, ma ai secondi, e comunque sempre con la finalità dell'annuncio.